il carnevale che parte dal coinvolgimento di molti attori, protagonisti della nostra città, dalle scuole, alle associazioni, ai quartieri. Dopo 3 anni e mezzo dell'amministrazione dell'Alleanza per la Città, queste logiche di sistema, questo lavoro fatto insieme comincia a entrare nella mentalità di ogni segno. Questo tornerà utile anche per la crescita economica della nostra città. Però in questi giorni invito i miei concittadini a viverlo il carnevale, a staccare la spina per qualche giorno e lasciarsi andare al divertimento, al ballo, all'incontro, al vestirsi in maschera. Finito il carnevale si ritornerà alla vita di ogni giorno, ma probabilmente con un po' di energia in più, per affrontare i problemi, per affrontare le difficoltà, ma anche per camminare e portare avanti la città verso traguardi più alti e più ambiziosi. Io devo dire sono molto contenta. Ecco, qualcuno ha detto: preside, lei oggi è raggiante. Sì, sono veramente molto contenta nel vedere che i miei ragazzi, liceo artistico statale Filippo Juvara, i ragazzi del liceo Manzoni, il gruppo musicale, il gruppo delle scienze umane, del liceo economico, sono qui a comunicare gioia, il piacere di stare insieme, un momento veramente gioioso, devo dire, coinvolgente, un momento che serve da richiamo, ecco, per tutta la gente che oggi si trova qui nel centro storico a partecipare a queste attività che rendono sicuramente, fanno della nostra città una città in cui si sta bene, si può stare bene insieme.